Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effata», cioè «apriti». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e pieni di stupore dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti». Parola del Signore. Tra i segni che, secondo i profeti, come abbiamo ascoltato anche nella prima lettura di oggi, contrassegnavano l'era del Messia, l'epoca messianica, c'era la guarigione dei ciechi, degli zoppi e dei sordi sordomuti. E oggi abbiamo proprio il racconto della guarigione di un sordomuto in pieno territorio pagano, la Decapoli, le 10 città. Ecco, il Signore gli apre, come si dice, gli apre la bocca, gli apre gli orecchi e la bocca, con una serie di gesti fisici, gli mette le dita negli orecchi, la salicola, la saliva, gli tocca la lingua. Erano un po' i gesti anche dei guaritori del tempo, e Gesù è uomo del suo tempo, è dentro quella cultura, ma lì dentro porta la forza di Dio, la forza della parola, perché alla fine è quella che guarisce. E la parola Marco ce la conserva proprio nella suo suono originale in aramaico, effatà, che vuol dire apriti. Questa parola è così importante che è arrivata fino al battesimo. Nel rito del battesimo c'è un gesto che si chiama, appunto, quasi alla fine del rito del battesimo, che si chiama il rito dell'effatà, apriti, cioè il sacerdote o il diacono o il vescovo che fa il battesimo tocca, come Gesù, le orecchie e la bocca del bambino o dell'adulto che riceve il battesimo e dice: «Il Signore apra, ti conceda, apra le tue orecchie, di ascoltare presto la sua parola e di rivolgerti a lui nella preghiera». Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che non c'è solo una sordità e un mutismo fisici, ma che c'è una sordità e un mutismo anche spirituali, nella fede. Perché possiamo essere davvero sordi alle parole che ci rivolge il Signore, possiamo essere davvero muti alle parole che noi dovremmo annunciare, rivolgere a Dio, ma rivolgere anche ai nostri fratelli. Ecco allora che abbiamo bisogno anche noi che il Signore, diremmo, ci sturi le orecchie, cioè ci apra le orecchie e il cuore alla sua parola, alla sua voce. Abbiamo bisogno che ci apra, ci sciolga il nodo della lingua, perché possiamo annunciare anche ai fratelli con le parole giuste la sua presenza e il suo amore. Cioè abbiamo dei sensi spirituali, non abbiamo solo i sensi materiali, ma abbiamo anche dei sensi spirituali, e questi sensi abbiamo proprio bisogno che il Signore ce li apra, ce li renda attivi, perché possiamo metterci in ascolto. Prima c'è l'ascolto e poi c'è la parola. Prima si ascolta e poi si annuncia. Chiediamo al Signore questa grazia, la grazia di un'apertura delle orecchie del cuore e l'apertura della bocca del cuore, perché ecco, sono quelli poi le cose fondamentali nella vita: ascoltare davvero Dio e le persone e annunciare loro la bellezza dell'amore di Dio.